Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della Diocesi di Chiavari e della Chiesa Universale. Questa settimana, iniziando occupandoci del cammino di comunione che sta interessando un po' tutte le comunità nel nostro territorio diocesano, ed in particolare ci occupiamo delle parrocchie di Francolano, Cardini e Verici a Casarza Ligure, per cui inizia un nuovo cammino. L'elezione del nuovo consiglio pastorale, che sarà comune, è un percorso più stringente fatto appunto di gesti condivisi. Di tutto questo si è parlato nel corso di un'assemblea a cui ha partecipato il Vescovo. Vediamo. Esistono strategie o tecniche per far funzionare una comunità e per farne funzionare tre? No, non ci sono. Si parte dall'ascolto profondo e dallo sguardo senza giudizio sulla realtà così com'è e sulle persone che popolano quel territorio così come sono. Allargare l'orizzonte è la prospettiva che il Vescovo Giampio De Vasini ha consegnato alle persone che hanno partecipato all'incontro Quale volto per la nostra comunità, che ha riunito i fedeli di Cardini, Francolano e Verici, tre frazioni di Casarza Ligure che da settembre 2022 condividono il parroco Don Matteo Prettico e che nei prossimi mesi condivideranno in maniera sempre più stringente anche la pastorale. Vivere in comunione e vivere tra le parrocchie significa innanzitutto ascoltare, essere capaci di comprendere le persone ed essere capaci soprattutto di non giudicare gli altri. Le comunità parrocchiali di San Bernardo e Santissima Concezione di Cardini, Nostra Signora della Speranza a Francolano, San Lorenzo in Verici, sono vicine ma sono lontane, nel senso che per fare pochi chilometri ci vuole anche un po' di strada. E anche perché la composizione sociologica non è del tutto sovrapponibile. C'è una sorta di frattura generazionale che accomuna questo territorio a moltissimi altri. Quello che ci ha detto il nostro Vescovo è proprio appunto la necessità di essere vicini, di ascoltarci e di cercare di vivere tutto quello che è il nostro cammino normale nella vita quotidiana, ma anche il nostro cammino spirituale, e farlo insieme, perché ha finito il suo discorso dicendoci che da soli non si va da nessuna parte e appunto è necessario che stiamo insieme. La strada dell'annuncio si costruisce attraverso l'ascolto dell'altro e l'accoglienza, in primo luogo fra chi è già coinvolto nel cammino della fede. Anzitutto noi siamo credibili nel momento in cui desideriamo essere comunità ed essere comunità che accoglie la differenza, che accoglie l'altro, che comprende che la diversità è ricchezza. Noi che vogliamo a volte uniformarci tutti e quindi diventiamo una comunità che esclude, perché ognuno ha le sue caratteristiche e questa caratteristica è ciò che rende bella una persona, è quello che rende bella la nostra comunità e le nostre comunità. Quindi con oggi inizia un percorso, diciamo, ancora più affiatato, ancora più unito tra le comunità di Cardini, Francolano e Verici, alla luce proprio di comprendere che la diversità, ossia quello che caratterizza ogni singola comunità, è la più grande ricchezza, e questa ricchezza viene messa in circolo a favore di tutti, di una comunità che è missionaria, ma anche nel respiro di quello che è la diocesi e di quello che è la Chiesa. Ora parliamo delle feste in onore di San Gottardo che si sono celebrate in diverse comunità del nostro territorio e iniziamo con la parrocchia di Santa Maria di Ne. C'è un gruppo di persone, come c'è in ogni parrocchia, che sa darsi da fare per il bene di tutti. C'è un progetto, quello di acquistare un defibrillatore a servizio della zona di Santa Maria di Ne e della Valgraveglia in generale. Poi ci si mette in mezzo la pandemia e si rimanda un po', ma quando si può ricominciare a stare insieme il progetto torna sul tavolo. Sul tavolo anche concretamente, perché tutto è iniziato con una cena a base di stoccafisso, con un cuoco d'eccezione che cucina questo piatto per beneficenza e che negli anni le comunità hanno imparato ad apprezzare. Lo stoccafisso innanzitutto deve essere di buona qualità, non è detto che sia una qualità pregiata. Lo stoccafisso, una caratteristica dello stoccafisso che deve avere quando è cotto, deve attaccare le dita quando lo si pulisce e anche le labbra mentre lo si mangia, perché deve avere questa colosità, insomma, e questo è un indice di stoccafisso buono. Bisogna metterlo in ammollo nell'acqua di sorgente per parecchi giorni, spaccarlo, pulirlo,
girato per il verso giusto, non è che si può buttare la rinfusa quando è in ammollo. E poi la cottura, che bisogna essere molto attenti nella cottura, perché più di quei dati minuti non deve cuocere lo stoccafisso, altrimenti diventa anche indigesto e poi perde sapore, il sapore va nell'acqua. Richiede molto lavoro lo stoccafisso, almeno al modo che lo lavoriamo noi, che non abbiamo l'attrezzatura industriale, no? Richiede parecchio tempo, parecchia attenzione. Però insomma, diciamo che per adesso il diavolo non ci ha ancora messo la coda. Con i fondi e grazie al lavoro di tante persone, il defibrillatore è stato acquistato e inaugurato nel giorno della festa di San Gottardo. Vale una vita, per cui è un valore enorme. Credo che sia l'orgoglio di chi si è impegnato per riuscire a trovare i fondi, per quelli che hanno contribuito a dare, fare questa cosa, questo contributo per la salute pubblica. È un salvavita, per cui si commenta da solo, insomma. L'uso del defibrillatore è semplice? L'uso del defibrillatore è semplice. Noi come centrale operativa 118 diamo le istruzioni per telefono a un utente laico qualunque che si trova nella condizione di dover usare il defibrillatore, per cui proprio perché sono facili da usare possono essere diffusi così bene sul territorio, essere in maniera così capillare. Poi chiaramente se nei pressi di dove c'è un defibrillatore, dove ci sono negozi, dove ci sono abitazioni eccetera, qualcuno si occupa di fare un po' di formazione, ovviamente tutto di guadagnato. La Croce Rossa si è resa disponibile, cioè lei potrebbe fare anche ufficialmente con tanto di attestato, ma noi non abbiamo chiesto forse tante cose. Noi cerchiamo, se nel paese ci fosse gente disponibile, un dopo messa magari di una domenica, loro sono ben piacevoli di venire a insegnare, a spiegarci, soprattutto di mantenere la calma in un momento che se ne avesse di bisogno, e ci aiuteranno e ci seguiranno un po' se ne avessimo di bisogno. Ecco. L'idea di questa azione qua, cioè, parte già da un po' di tempo. Come comitato festeggiamenti ne avevamo già parlato prima, che volevamo farlo, e l'abbiamo sempre non rimandata ma cavalcato un po' la situazione. Visto poi anche il problema di Covid che era successo, l'abbiamo sempre un po' demandata, adesso siamo arrivati a un punto che insieme siamo riusciti ad arrivare in fondo a questa, che mi fa piacere. Oltretutto faccio parte anche della Croce Rossa, ho visto anche momenti di quando serve, purtroppo speriamo di non doverlo usare a né e da nessun'altra parte. Siamo arrivati a questa cosa qua insieme a tanti altri, cioè un po' tutte le signore del paese che ci aiutano un po' nelle cucine, un po' in tutti i nostri rinfreschi che facciamo durante l'anno, mesi mariani e tutto quanto segue. E beh, cioè speriamo di fare altre cose, cioè, purtroppo c'è il tempo, adesso è sempre meno perché non è che siamo tantissimi nel paese, però dai, le cose sono tante, le idee anche, ci speriamo di continuare, dai. E la Croce Rossa ha partecipato all'inaugurazione con i militi storici, ma anche con le ragazze che hanno scelto di destinare una fetta importante del loro tempo al servizio civile. Per poter aiutare le altre persone e poterle salvare. Fare del bene agli altri, perché la gente ha bisogno di qualcuno che lo porti alle visite, piuttosto che in un'emergenza sanitaria territoriale uno che sta male in casa, quindi ha bisogno che l'ambulanza arrivi. Mi ha portato a scegliere anche il mio futuro lavoro. E ha inciso tanto, tanto sulla mia vita, cioè la vedo diversa. La festa ha radunato tutti per la celebrazione presieduta dal parroco Don Alessandro Cavallo e per la processione per un momento di fraternità, e non potevano mancare gli artistici crocifissi, testimoni della fede di questa piccola fetta di entroterra, profondamente legata alle proprie tradizioni, tanto che il servizio di portatore qui si trasmette di padre in figlio fino ai nipoti. È una tradizione che sono sempre stato felice di portare avanti per la dimostrazione di, diciamo, così di cristianità, anche per rappresentanza di Gesù Cristo messo in croce. Noi cerchiamo di portarlo nel migliore dei modi e andando avanti anche come tradizione, non solo, diciamo, religiosa sicuramente, è la tradizione, cerchiamo di averla sempre presente. Anche ci portava sempre a vedere le processioni e poi questi cristi che hanno lo spettacolo, ma dall'altra parte comunque portano l'immagine di Cristo in mezzo alla gente, e quindi la fede ci spinge molto a fare questa tradizione. I motivi sono tanti, diciamo, innanzitutto, come diceva mio padre, fin da bambini, da piccolini, ci ha fatto entrare in questo mondo e ci siamo appassionati.
sia sotto il punto di vista di tradizione, soprattutto sotto il punto di vista di fede. Per noi è un segno importante portare in processione l'immagine del crocifisso, è un segno che apre la processione, che ci distingue, e siamo fieri di far parte di questa tradizione secolare che vogliamo tenere viva. Facciamo di tutto per andare d'accordo tra di noi, abbiamo unito tante squadre, siamo fieri di questo e cerchiamo di portarlo avanti finché le forze ci sorreggono. E con mio figlio, che anche lui ho iniziato a metterlo sotto anche lui, e Federico, che è il nostro compaesano qua di Campo di Nevia, cerchiamo di portare tutto avanti nel miglior modo possibile, nonostante i tempi che sono comunque un po' difficili, eccetera eccetera. Allora, le nuove generazioni, Giorgio, che cosa dici? Hai cominciato anche tu? Sì, è già dal 2019, e questo secondo me è il primo anno vero che faccio. E pian piano crescerai. E qui abbiamo Davide, ma anche tu vuoi fare questa cosa che fa il nonno, il papà, lo zio? Non lo so. Ci devi pensare. Sì. Però intanto segui le processioni, giusto? Sì. Ha avuto un carattere di particolare solennità anche la festa di San Gottardo, che si è celebrata nella parrocchia di Santa Sabina a Trigoso. Il vescovo De Vasini ha presieduto la messa nella comunità di Santa Sabina, amministrando il sacramento dell'Eucarestia a 3 bambini, istituendo 17 nuovi ministri straordinari della comunione e festeggiando il 50° anniversario di nozze di 3 coppie. Per la comunità parrocchiale di Santa Sabina Trigoso, sulla collina nell'immediato entroterra di Sestri Levante, festeggiare San Gottardo e tenere fede ad una tradizione centenaria. Le prime notizie sui festeggiamenti si fanno risalire all'anno 1408 e nella consuetudine la ricorrenza viene celebrata nella prima domenica di maggio. Ogni 25 anni la festa assume carattere solenne. Quest'anno la celebrazione è stata arricchita da motivi ulteriori di gioia e di condivisione. I giorni del Triduo, la festa del perdono, il ritiro dei bambini della comunione ieri, insomma, e poi oggi sì, questa grande ricchezza, i 3 bimbi della comunione, le 3 coppie che hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio e poi i 17 nuovi ministri straordinari dell'Eucaristia che sono stati istituiti dal Vescovo, la presenza appunto del nostro pastore, veramente una grande ricchezza in una cornice molto bella, siamo contenti. Temevamo qualche giorno fa per il tempo, in realtà ci ha proprio favorito questo sole, questa bella giornata e questo sagrato che è meraviglioso, si presta davvero per un'occasione così con tante persone, siamo riusciti davvero a goderlo molto. Anche l'altra sera nella cena che abbiamo fatto della comunità ci rendiamo conto come il sagrato ha davvero un suo valore pastorale e spirituale insieme. C'è stato tanto lavoro di preparazione, tanto coinvolgimento di tutta la comunità? Direi di sì, è una comunità piccola ma vivace, tante persone ci tengono, sono attaccate alla chiesa e in questi giorni si sono date da fare tantissimo e direi che davvero sono riuscite in una cosa molto bella. Il Vescovo, richiamando le parole del Vangelo, "Io sono la via, la verità e la vita", ha proposto una riflessione sul senso della fede cristiana. E allora la fede cristiana che cos'è? Ecco, è appunto questo, accogliere l'amore di Dio. E con il nostro cuore dilatato da questo amore, andare con Dio e come Dio verso gli altri. Don Muratore ha celebrato la festa per la prima volta come parroco della zona pastorale, che comprende anche le parrocchie di San Bartolomeo della Ginestra e Riva. Quella di Trigoso è una realtà vivace. Ad arricchire ulteriormente la giornata di celebrazioni, il ricordo del millenario dell'ordinazione episcopale di Gottardo e il gemellaggio con la comunità di Trenzano, che proprio un anno fa, il 4 maggio, donò ai trigosani una reliquia del santo. Quest'anno è stata l'occasione per festeggiare San Gottardo nell'occasione degli anni nel millenario dell'ordinazione episcopale di San Gottardo, che finisce proprio in questi giorni, è iniziato l'anno scorso il 4 maggio, quindi quest'anno siamo proprio agli ultimi giorni per festeggiare questo grande santo che, secondo memorie orali, è passato proprio qui da Trigoso più di mille anni fa. E quest'anno lo festeggiamo in modo particolare, come dicevo prima, per questo millenario, perché solitamente la festa viene fatta ogni 25 anni, quindi il prossimo appuntamento sarà del 2030
e speriamo ancora di esserci, però abbiamo notizie scritte che già 600 anni fa San Gotardo veniva festeggiato in questa parrocchia. In questa occasione, visto che è il primo anno che anche la parrocchia di Santa Sabina fa parte della zona pastorale di Trigoso, Rive e San Bartolomeo, ci sono state varie occasioni, tra cui anche l'ordinazione di 25 ministri dell'Eucarestia, e quindi un pochino tutta la zona pastorale è stata coinvolta in questa veramente bella occasione. Abbiamo visto anche che il piazzale era uno scenario veramente importante, con tantissima gente che penso che abbia fatto bene al cuore. È stata veramente una giornata di gioia e speriamo che in futuro continui su questa strada. Abbiamo quest'anno anche la reliquia che esattamente un anno fa, il 4 maggio, abbiamo ritirato a Trenzano, che ci è stato donato dal Vescovo di Aldeschain e che abbiamo ritirato l'anno scorso e che ce la siamo portati qui in chiesa nella nostra casa per ricordare ancora di più, come diceva il Vescovo stamattina, avere un segno ancora più tangibile di questo santo. Esiste quindi anche una sorta di gemellaggio con la comunità di Trenzano? Sì, abbiamo un gemellaggio con la comunità di Trenzano, che oggi saranno presenti qui, vengono con un pullman proprio qui oggi pomeriggio per assistere ai Vespri, e abbiamo fatto anche altri gemellaggi con la parrocchia della Rasa, con altre comunità, ma oggi ci fa particolarmente piacere che questo gruppo di Trenzano, dopo un anno che ci siamo recati proprio in quella parrocchia di Brescia, contraccambino questa visita. Per noi, ripeto, è un bel momento che, ripeto, speriamo che continui su questa strada. Ecco, il comune di Sette Levante, nella persona di Pier Gianelli, fa questo dono alla comunità parrocchiale di Trenzano. Ecco. Ti ringrazio per questo dono e vogliamo contraccambiare, oltre al cielo di cui abbiamo già portato, e spero che anche al prossimo anno lo sentirete in forma perpetua in ricordo di questo giorno, e vogliamo omaggiare i nuovi parroci della statuetta di San Gotardo Trenzanese. Grazie. Di alcuni libri della nostra statua monumentale bronzea. Grazie. Grazie. E della storia del nostro paese. Grazie. E delle nostre tradizioni. Un'altra cosa. Ringrazio tutti. Auguro alla parrocchia di Trigoso un omaggio che voi avete rinventato a noi nella vostra presenza, che abbiamo consegnato la reliquia con la pergamena, è un ricordo da parte di voi della parrocchia, con le immagini dell'anno scorso. Una specie di riassunto fotografico della giornata 2022 della consegna della reliquia della processione che abbiamo fatto insieme. Grazie a tutti dell'accoglienza. Grazie davvero di cuore di questo momento per me nuovo, ma che dice una condivisione che continua. Buon rientro. Speriamo di trovarci al cuore in qualche occasione. È stato pubblicato il messaggio del Papa per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebrerà il prossimo 24 di settembre.
100 milioni di persone nel mondo sono costrette ad abbandonare le proprie terre per motivi legati a diverse forme di violenza, ai cambiamenti climatici e alle guerre. L'80% dei rifugiati nel mondo si muovono nel perimetro del continente africano, eppure la percezione che abbiamo di questo fenomeno globale è spesso molto parziale. Con i nostri servizi adesso sintetizziamo i temi contenuti nel messaggio di Papa Francesco e poi sentiamo un'intervista che abbiamo realizzato con Alessandra Morelli, già funzionaria dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, oggi divulgatrice di politiche umanitarie, che è intervenuta nei giorni scorsi nella nostra diocesi. Quella di migrare dovrebbe essere sempre una scelta libera, cosa che in realtà non avviene quasi mai. È il cuore del messaggio del Papa per la giornata del migrante che si celebrerà a settembre e che è stato pubblicato oggi. Francesco fa sua l'iniziativa della CEI, liberi di partire, liberi di restare. Oggi i migranti scappano per povertà, per paura, per disperazione. Al fine di eliminare queste cause e porre termine alle migrazioni forzate, scrive il Papa, è necessario l'impegno di tutti, ognuno con le proprie responsabilità. Il primo passo, spiega, è chiederci che cosa possiamo fare, ma anche cosa dobbiamo smettere di fare. In particolare, continua il Pontefice, serve prodigarsi per fermare la corsa agli armamenti, il colonialismo economico, la razzia delle risorse e la devastazione della nostra casa comune. Il Papa chiede ai governi dei paesi da cui le persone migrano di fare un esercizio della politica buono, trasparente, onesto, lungimirante e al servizio di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Perché possano fare questo è importante che non siano depredati delle loro risorse naturali. Per fare della migrazione una scelta davvero libera, bisogna sforzarsi di garantire a tutti un'equa partecipazione al bene comune, il rispetto dei diritti fondamentali e l'accesso allo sviluppo umano integrale. Il Santo Padre dice poi che è necessario avere il rispetto della dignità di ogni migrante, perché in loro c'è Cristo stesso che bussa alla nostra porta. Infine, pensando al percorso sinodale della Chiesa, conclude: ci sia sempre una comunità pronta ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare tutti, senza lasciare fuori nessuno. Abbiamo sotto gli occhi quello che accade in casa nostra. Lampedusa è un tema, l'hotspot che accoglie fino a 4.000 persone quando potrebbe ospitarne 400 è un tema per quella terra, ma della crisi migratoria in generale cosa ci sta sfuggendo? Ci sta sfuggendo comprendere che il mondo è in movimento e che la temperatura del mondo, se la leggiamo dalla parte dei diritti disattesi, porta più di 100 milioni di persone a cercare un luogo dove ripartire e quindi a cercare il luogo di ripartenza in un paese che accoglie. Ebbene, la realtà è che l'80% di queste persone si muovono e cercano e trovano accoglienza nel sud del mondo, particolarmente in Africa. La realtà è che il 60% dei 100 milioni sradicati, costretti a lasciare la loro casa in fretta a causa del conflitto, ma anche a causa del cambiamento climatico che si sposa, che si unisce, che si mescola con il conflitto, perché genera conflitto, la maggior parte si trova dentro il proprio paese e quindi si muove all'interno del proprio paese e questa è una temperatura. Quindi l'idea dell'invasione nella nostra Europa è un'idea un po' sfalsata, perché è una minima parte, veramente minima parte, che attraverso il rischio, e comprendiamo che gironi danteschi devono passare per arrivare sulle nostre coste, è una minima parte che arriva. Il focus, la crisi è altrove, il bisogno di sostentamento, di solidarietà, di attenzione è altrove, è nel sud del mondo. In questo momento la crisi sudanese è riesplosa. In poco tempo, in 2 settimane dal conflitto, più di 50.000 persone stanno muovendo verso l'Egitto, verso il Chad, stanno ritornando nel Centrafrica, nella Repubblica del Centrafrica, si stanno muovendo dal Brash e dal fuoco alla padella in maniera così incredibilmente veloce e rapida. Quelle sono le crisi in cui dobbiamo porre la nostra attenzione, la nostra solidarietà. Lei ha detto clima e armi sono collegati, in che modo?
Ma i cambiamenti climatici, quindi l'abbassamento del livello del mare e la desertificazione sono realtà sotto gli occhi di tutti, se si pensa anche al paradiso delle Maldive, alla realtà del Bangladesh, alla desertificazione del Sahel, alla siccità della Somalia, del Corno d'Africa. Molte volte queste sono anche terre che generano conflitti perché il terrorismo dimostra quotidianamente la capacità e l'intento di colpire, di sradicare, di eliminare, di annientare. Noi siamo lontani da questo o siamo vicini? E in che modo possiamo incrementare la nostra consapevolezza di quello che lei ci sta dicendo? La consapevolezza c'è perché ci sono tantissime fonti di informazioni, di testimoni, soprattutto i giornali come Popoli e Missioni, Nigrizia, i missionari che parlano, Telepace che ne parla. E c'è la notizia veritiera. Il grido che dobbiamo fare e che dobbiamo pretendere è di non politicizzare, strumentalizzare le crisi dell'umano e non farle diventare agende politiche per voti. Potete trovare la registrazione integrale dell'intervento di Alessandra Morelli nella Basilica dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno sul nostro canale YouTube. Sono stati celebrati nella chiesetta degli Scolopi in via Rivarola a Chiavari i funerali di padre Michele Pala, che si è spento nell'ospedale Villa Scassi. Era il rettore della comunità dei padri Scolopi a Chiavari. Era nato a Castel Rozzone in provincia di Bergamo il 5 marzo del 1943 e aveva iniziato il suo servizio a Chiavari 5 anni fa. In precedenza al suo impegno si era concentrato a Milano e a Genova Cornigliano. Il rito è stato presieduto dal padre provinciale degli Scolopi, padre Giorgio Sereni. Alla fine del mese di maggio si chiudono le iscrizioni per partecipare all'annuale pellegrinaggio dei cresimati e dei cresimandi della nostra diocesi a Roma. Il pellegrinaggio si svolgerà alla fine di agosto. Ci sono ancora alcuni posti liberi. Vediamo. Dal 28 al 30 agosto c'è il tradizionale pellegrinaggio dei cresimati della diocesi di Chiavari a Roma. Tanto qual è il senso, qual è l'importanza di questa iniziativa? Sicuramente no, già il titolo lo dice, questo è un pellegrinaggio, non è una vacanza, quindi è un andare a Roma, ma andare a Roma con uno spirito un po' diverso. Appunto in questi giorni di pellegrinaggio ci accompagneranno testimonianze, momenti di preghiera, momenti di ascolto, che sicuramente serviranno, no, a tutti i ragazzi un po' per continuare il loro cammino post cresima e un po' il loro cammino di fede, di crescita personale, e poi anche un po' di vacanza, perché giustamente è anche bello divertirsi quando si va in gita, in pellegrinaggio. Il programma non è proprio definito, però tendenzialmente cosa si fa? Sì, diciamo sono 3 giorni a Roma e diciamo che le giornate così hanno programmi vari. Ci saranno momenti in cui ci sarà la possibilità di visitare Roma, perché spesso, no, a volte magari ci sono ragazzi che non hanno mai visitato Roma, l'hanno sempre vista sui libri di storia, magari quando studiavano gli antichi romani, e quindi anche, non so, c'è la possibilità di vedere Roma, e altri momenti appunto in cui magari ci saranno delle persone che incontreremo, che ci racconteranno della loro storia, del loro percorso di fede, e anche qualche momento in cui ad esempio celebreremo la messa o altri momenti di preghiera durante le giornate, e poi anche lo svago pomeridiano. Ecco, negli anni scorsi c'è un momento, una cosa in particolare che ti è rimasta, che ti ha colpito, che vuoi condividere con chi magari non sa se venire o no? Allora, personalmente mi colpisce sempre molto la possibilità di fare la messa in San Pietro, avere la parte della chiesa un po' riservata per noi e poter celebrare la messa in San Pietro è sempre una cosa molto emozionante, affascinante, che non difficilmente capita nella propria vita. Sicuramente penso anche l'anno scorso ci sono state un paio di testimonianze di Arturo e della Enoch che sono state molto, molto belle, hanno tanti spunti di riflessione, e poi come ho già ripetuto più volte, anche al campeggio, il divertimento, no? Stare assieme durante la cena, il giocare, è bello, fa tutta parte dell'esperienza che la rende bella. Ecco, adesso le cose burocratiche, cosa si deve fare per partecipare?
Sì, allora la scadenza delle iscrizioni è il 31 di maggio, quindi abbiamo ancora tutto il mese di maggio per iscriversi, però diciamo che già un po' di gente c'è, quindi se vi iscrivete ben venga, così ci organizziamo per tempo. E niente, c'è un link di un modulo Google molto semplice in cui inserire i propri dati e compilare alcuni fogli per potersi iscrivere e niente. Poi pian piano via mail, canali Telegram, mezzi telematici manderemo tutti i dettagli del pellegrinaggio. Prima di chiudere due appuntamenti, a Santa Margherita Ligure prosegue il tempo di preparazione alla festa di Nostra Signora della Rosa. Sabato pomeriggio alle 16:30 in Basilica l'esposizione dell'antica statua della Vergine e l'offerta delle rose da parte dei bambini. Alle 18 la Santa Messa celebrata da Don Federico Pichetto. Alle 21 il rettore del santuario di Nostra Signora di Montallegro, Don Gianluca Trovato, celebrerà la Santa Messa. Domenica alle 9 la celebrazione dell'Eucarestia presieduta da Don Salvatore Orani. Alle 11:30 la Santa Messa solenne presieduta dal parroco Don Luca Sardella. Durante la funzione, come tradizione, ci sarà la benedizione delle rose. Alle 17:30 la processione con l'arca di Nostra Signora della Rosa e poi, dopo la benedizione eucaristica, la distribuzione delle rose ai fedeli. Sempre domenica alle 19:30 la cena della comunità sul sagrato della Basilica. Occorre prenotarsi chiamando il 392-366-0714. La festa si concluderà lunedì con la messa delle 18 in suffragio dei defunti della parrocchia e con la speciale unzione dei malati. Festa della Madonna di Fatima nell'Abbazia di Borzone, a Borzonasca, domenica alle 16:30 il Rosario e alle 17 la Santa Messa, al termine della quale sarà recitato l'atto di affidamento per chiedere il dono della pace in tutto il mondo. La celebrazione sarà presieduta da Don Federico Icardi, vicario per la vita consacrata. Il giorno precedente, sabato 13 maggio, alle 17 il Rosario e a seguire la Santa Messa. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.